3 basilia. Cortesemente, se diamo inizio ai lavori. Segretario, procedete all'appello, grazie. Buonasera a tutti. Allora, sindaco Somma, Landi Eliana, non c'è, Di Sandis Gaetano, assente, Esposito Gennaro, Iuzzolino Anna Maria, Iuzzolino Anna Immacolata, chiedo scusa consigliere, Russo Fara, Iannone Fabio, presente. Landi Carmine, assente, Basilio Antonio, Guadagno Carlo, presente. Lupone Luigi, Ascolese Rosa, presente. De Sandis Felice, Bisogno Rosario, non c'è, presente. Zamboli Angelo, presente. Caliano Edoardo e Grimaldi Anna Lucia. Numero legale c'è, prego Presidente. Quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 presenti, 8. 5 assenti. 5 assenti? Impossibile. No, 1, 2, 3 infatti. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 assenti. 5 assenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mattia. Allora. Chiedo scusa, non il segretario non si trova. Sì. Un attimo. No, ci troviamo, 12 e 17, ci troviamo. 12 e 5, 12 e 5 la seduta è valida. Ci troviamo. Prima di procedere al primo argomento all'ordine del giorno, voglio comunicare che finita la pandemia è possibile anche da parte del pubblico, persone esterne, di partecipare alla seduta purché contingentati e in presenza con mascherina FFP2. Pertanto possiamo procedere al primo argomento all'ordine del giorno. Una richiesta prima di iniziare, se fosse possibile qualche secondo di parola. Volevo salutare il Consiglio Comunale. Io non mi sono ricandidato, quindi non sarò nel prossimo Consiglio Comunale. È stato un onore per me 18 anni essere in quest'Aula e spero di aver rappresentato il Comune degnamente. Sicuro ho avuto l'onore di essere consigliere comunale. E di questo, come dire, per me è veramente una grande riconoscenza verso la città. E penso che tutti i cittadini accarezzino prima o poi il sogno di diventare un riferimento per la comunità, da consigliere comunale, da assessore, da sindaco, eccetera, eccetera, e sono stato fortunato ad avere questa indicazione da parte dei cittadini. Grazie a San Severino, grazie al Consiglio Comunale. Grazie. Grazie consigliere Galeano, a nome di tutti vi ringraziamo, ti ringraziamo per il lavoro svolto in questi anni con grande dedizione ed impegno, grazie veramente. Passiamo al primo argomento all'ordine del giorno, approvazione verbali precedenti seduta precedenti. Come al solito leggiamo l'oggetto e il numero della delibera, poi se ci sono interventi interrompiamo e facciamo le dovute dichiarazioni. La prima approvazione verbale seduta precedenti, ma a due. Allora, deliberazione del Consiglio Comunale numero 2 del 18/3/2022, delibera giunta comunale numero 6 del 21/1/2022, variazione al bilancio in esercizio provvisorio, articolo 175,4 del testo unico enti locali, punto 8.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Ci sono interventi? Copia di deliberazione del Consiglio Comunale numero 3 del 18/3/2022. Oggetto, delibera giunta comunale numero 34 del 24/2/2022. Variazione al bilancio in esercizio provvisorio, articolo 175,4 del testo unico enti locali, punto 8.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Chi è favorevole al primo argomento all'ordine del giorno, approvazioni verbali seduta precedente, alzi la mano. All'unanimità? All'unanimità.
Passiamo all'argomento numero 2, integrazione e modifica regolamento comunale di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale. Relazione il consigliere Basile. Prego, consigliere. Relazione direttamente io, Presidente. Non c'è problema. Posso, Sindaco? Prego, prego. Allora, questo argomento nasce proprio da una proposta dell'ufficio di segreteria, in quanto nel corso dell'epidemia da virus Covid-19 abbiamo predisposto una modifica provvisoria del regolamento che consentiva di effettuare lo svolgimento delle sedute consiliari in videoconferenza. Successivamente, nel momento in cui è venuta meno lo stato emergenziale, vi sono state diverse pronunce che hanno ritenuto opportuno, anche da parte dello stesso Ministero degli Interni, che hanno ritenuto necessaria l'adozione di un apposito regolamento, di una modifica regolamentare per confermare la possibilità di riunione in videoconferenza del Consiglio Comunale e degli altri organi collegiali. All'uopo quindi è stata predisposta una modifica del regolamento del Consiglio Comunale, in particolare con l'introduzione di un nuovo articolo, l'articolo 39 bis, il cui contenuto letterale eviterei di leggere per non appesantire la seduta, ma che in concreto consente ai partecipanti in videoconferenza di assistere alle sedute del Consiglio e anche effettuare le votazioni come già in precedenza era regolamentato, e questa possibilità verrà estesa oltre che alle sedute del Consiglio Comunale anche a quelle delle commissioni consiliari, della Giunta Comunale e di tutti gli altri organismi collegiali che operano nel Comune. La modifica è stata anche oggetto di valutazione da parte dell'apposita commissione, che ha dato una valutazione positiva, e quindi la portiamo oggi in consiglio per l'approvazione. Grazie, segretario. Ci sono interventi? Prego, consigliere Galeano. Io esprimevo il mio voto contrario alla modifica, perché personalmente ritengo che le formule e forme di partecipazione assembleare cittadine siano alla pari di tantissime altre forme assembleari, quella suprema e quella giustamente del Parlamento. Ora mi chiedo se vedeste voi il Parlamento riunito in teleconferenza in maniera standard, cosa pensereste? Va bene che in Ucraina hanno una guerra, quindi ci sta, va bene che abbiamo avuto una pandemia e ci sta, ma rendere standard questo procedimento mi sembra assai azzardato. La proposta che avanzavo è relativa alla semplice condizione psicofisica di un consigliere per impedimenti fisici del consigliere, ma non renderla di sana pianta un'applicazione tout court, che questo sfavorirebbe, a modo di pensare, la democrazia e la partecipazione, in termini anche di scambio di idee verosimili tra i consiglieri. Le adunanze devono essere fatte in presenza, sono così da millenni, a partire dall'antica Grecia. Quindi, francamente, il mio voto è contrario fermamente a questo tipo di assemblea. Grazie. Grazie, consigliere Caliano. Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole al secondo punto all'ordine del giorno, integrazione e modifica regolamento comunale di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale, alzi la mano. Contiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quindi contrari? Quindi 13 favorevoli, 1 contrario, argomento è licenziato. Passiamo all'argomento numero 3. Comunicazione e deliberazione di Giunta Comunale numero 52 dell'11/3/2022.
esercizio provvisorio, prelevamento dal fondo di riserva, articoli 166 e 177 del decreto legge 18.8.2267. Relazione il consigliere Basile. Prego, consigliere. Allora, per quanto riguarda questa delibera, è una comunicazione da parte della Giunta che in data... Discussione, no. È solo una comunicazione. È una comunicazione. Prego, consigliere. Allora, in data 11/3/2022, la Giunta Comunale con deliberazione numero 52 ha determinato un prelevamento dal fondo di riserva che, come dice l'articolo 176 del TUEL, che determina i prelevamenti dal fondo di riserva, di cassa e dai fondi spese potenziali, sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberate fino al 31 dicembre di ciascun anno. Quindi siamo in tutte e due queste, competenze. Competenza dell'organo esecutivo entro il 31 dicembre di quest'anno, e quindi si comunica al Consiglio Comunale che la Giunta Comunale con questa deliberazione ha approvato il prelevamento in esercizio provvisorio di 23.000 euro dal fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione 2021-2023, esercizio finanziario 2022. Con precisione questi 23.000 euro vengono previsti come per la convenzione canile a accalappiamento cani, 23.000 euro preciso. Va bene? Questa è la comunicazione che doveva la Giunta Comunale. Grazie, consigliere Basile. Quindi non c'è discussione. Passiamo all'argomento numero 4. Sub'ambito distrettuale Cava dei Tirreni e Valle del Lirno, approvazione schema di convenzione ex articolo 30, decreto legislativo 267 del 2000, per la disciplina dei rapporti di collaborazione fra i comuni del SAD per la gestione associata dei servizi. Relazione il vice sindaco, avvocato Scarano. Prego, avvocato. Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri e alle persone collegate da casa. Viene all'attenzione e all'approvazione del Consiglio oggi lo schema di convenzione ex articolo 30 da stilarsi per la gestione associata dei servizi su base distrettuale. Su tale proposta, precedentemente il 25 marzo, il sottoscritto ha appositamente, con una nota specifica, illustrato alla Commissione, anzi accompagnato il predetto atto alla Commissione Affari Istituzionali. Diciamo subito che si tratta di un atto necessitato, in quanto necessitato nel senso che per la gestione nell'ambito del subambito distrettuale specifico è necessaria l'adozione dell'atto di convenzione per poi procedere all'affidamento del servizio. Ricordiamo infatti che nell'ambito, come sappiamo, la riorganizzazione del servizio che ha previsto l'istituzione degli ambiti territoriali ottimali e all'interno degli ambiti territoriali ottimali la costituzione del subambito distrettuale, ad oggi è necessario quindi che gli enti, avendo precedentemente già manifestato l'opzione di gestire il servizio cosiddetto labor intensive, cioè di spazzamento, raccolta, trasporto e gestione delle infrastrutture tramite un gestore unico, è necessario quindi che gli enti si convenzionino per poi far sì che la convenzione tra i comuni rientranti nel subambito proceda all'affidamento di tale servizio. Ricordo a me stesso, giusto per chiarimento, che il subambito distrettuale che interessa il nostro comune è quello Cava dei Tirreni e Valle del Lirno, che comprende per l'appunto i comuni di Baronisti, Bracigliano, Calvanico, Cava dei Tirreni, Fisciano, Pellezzano e Siano. Quindi ha una superficie di 168.000 km quadrati per un bacino di utenza di residenti di 131.089 abitanti.
mi fermerei qui, dato che quando detto lo avevo già anticipato precedentemente in commissione e quindi Presidente le restituisco la parola, grazie. Grazie Assessore, apriamo la discussione, chi intende intervenire? Prego Consigliere Bisogno. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Una sola informazione volevo capire rispetto a questa convenzione che noi andiamo ad assumere, ma il gestore che dovrà poi gestire tutto il servizio, la nostra amministrazione quale indirizzo darà, per una gestione pubblica oppure una gestione privata? Questa è la domanda che per indirizzo, anche perché noi entriamo in un consorzio, sicuramente poi si andrà a votare un domani per capire se la gestione di questi di questo servizio se lo vogliono dare ad un'azienda consorziata che nascerà nei comuni oppure rimarrà con un gestore privato, sarà data a un gestore privato. Almeno un atto per la nostra amministrazione su che indirizzo possa essere in questa cosa, anche perché gli altri consigli comunali si sono più o meno espressi, perché altri a Fisciano, qualche altro comune che ha già assunto questo provvedimento in consiglio comunale hanno dato già un po' pure più o meno gli atti di indirizzi quale sarà. So che questo qua in questo momento noi approviamo solo però per capire se eventualmente quali potrebbero essere l'atto di indirizzo della nostra amministrazione in merito, giusto un'informazione così, grazie. Grazie Consigliere Bisogno, ci sono altri interventi? Sì Presidente. Prego. Salve, buonasera a tutti. Volevo semplicemente capire la validità di questa approvazione di oggi, perché dalla lettera dell'ente d'ambito arrivata il 15 febbraio 2022 si esplicitava che il Consiglio Comunale doveva approvarlo entro 30 giorni, termine perentorio, tant'è vero che, come mi riallaccio al discorso che faceva il consigliere Rosario, questa approvazione nei comuni che fanno parte del subambito è già avvenuta, ahimè, tra marzo e aprile addirittura, e a noi è stata portata in commissione, come diceva il vice sindaco, il 25 marzo. Quindi capire un attimo la validità di questa approvazione, se siamo ancora nei tempi o oggettivamente stiamo, ecco, perdendo un po' di tempo sulla questione. Grazie consigliere Grimaldi, ci sono altri interventi? Prego, consigliere Assessore. Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda la prima, rispondo alla domanda del consigliere Bisogno. Allora, mi preme evidenziare che i comuni sono chiamati a votare lo schema di convenzione per associarsi. In questa fase, infatti, per disposizione stesso normativa, l'ente che sta svolgendo le attività è il Comune di Cava, ma in quanto ente capofila di fatto, perché è l'ente con il maggior numero di abitanti. Successivamente, costituitasi la convenzione, verranno costituiti ovviamente gli organi di gestione, vale a dire il Presidente, l'Assemblea e l'Ufficio Unico. Quindi, per rispondere alla domanda del consigliere, ovviamente l'affidamento del servizio è legato a una procedura d'evidenza. Sulla tipologia del soggetto è prematuro parlare oggi di soggetto pubblico o privato, in quanto il soggetto pubblico in quanto tale non mi pare che non è individuabile, certamente l'ente negli appositi organismi della convenzione, vale a dire nell'assemblea, ovviamente farà valere le sue linee a fronte di quanto si... E mi preme evidenziare che evidentemente anche eventuali altre valutazioni fatte in sede di consigli sono manifestazioni di intenti, ma che comunque non trovano riscontro in ambiti operativi attualmente individuabili. Per quanto riguarda invece la domanda del consigliere Grimaldi, mi preme evidenziare che lo stesso ente d'ambito, con la deliberazione del 28 aprile 2022, ha inviato quindi il format della convenzione che è stata vagliata, e quindi mi preme evidenziare che la prima nota in base alla quale noi stessi, io per primo, avevamo sollecitato la disamina presso la Commissione per sottoporla poi al vaglio del Consiglio, ha avuto un leggero ritardo, in quanto va evidenziato che l'ente d'ambito per la predisposizione dell'atto si è comunque avvalso di organismi
di supporto, quali per l'appunto anche l'Agenzia per la coesione territoriale. Quindi successivamente è arrivato lo schema, man mano i comuni si sono attivati per approvarlo, cito da ultimo Cava dei Tirreni che lo ha approvato il 20 di maggio. Quindi come dire, non c'è né preclusione né decadenze e pertanto penso di aver esaurito, se non ci sono altre domande, il mio riscontro. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Prego consigliere Bisogno. Penso di parlare a nome del mio gruppo. Noi ci asteniamo su questo provvedimento, anche perché ringrazio il Vice Sindaco per la spiegazione, però non c'è stata la risposta che ci aspettavamo, capendo qual è l'atto di indirizzo della nostra amministrazione. Lo conoscevamo il sistema, come, perché c'era scritto all'interno del contratto quale può essere l'indirizzo dell'amministrazione, se è quello là di andare verso una gestione pubblica o una gestione privata, come atto di indirizzo politico, non per capire questa amministrazione in che direzione vada. Solo questo era la mia domanda, non era avevo capito come veniva organizzato il sistema, solamente che volevo più una risposta politica. Grazie. Grazie consigliere Bisogno. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole al quarto argomento all'ordine del giorno su un bambito distrettuale Cava dei Tirreni e Valle dell'Irno, approvazione schema di convenzione ex articolo 30 decreto legislativo 267 del 2000 per la disciplina dei rapporti di collaborazione fra i comuni del SAD per la gestione associata di servizi. Chi è favorevole alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 favorevoli, contrari 1, astenuti 1, 2, 3, 4. Possiamo ritenerlo chiuso l'argomento. Per la immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano. Sono sempre i soliti 9. Chi è contrario? 1. Gli astenuti? 4. Ok, licenziato il quarto argomento, passiamo al quinto argomento. Approvazione regolamento accesso civico e accesso generalizzato. Relazione al Vice Sindaco, Avvocato Scarano. Prego, Vice Sindaco. Io posso dare contro? Dare contro? Grazie Presidente. Viene all'attenzione e alla valutazione del Consiglio il regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato. Per ragioni di sintesi dico subito che tale atto regolamentare è stato vagliato dalle commissioni affari istituzionali, amministrative, politiche, culturali e del turismo il 6 aprile 2022, commissioni che dopo ampia valutazione hanno espresso il parere favorevole all'accoglimento. Sempre in sintesi evidenzio che il regolamento disciplina chiaramente le modalità di accesso, tanto di accesso generalizzato e accesso documentale, tanto di accesso civico. È articolato in 13 punti, prevede anche una modulistica allegata di supporto per l'utenza ai fini della presentazione delle domande e anche una modulistica già predisposta rispetto alla gestione della domanda e all'esito. Mi fermo qui perché è stata ampiamente valutata. Grazie. Vice Sindaco, ci sono interventi? Se posso, Presidente, visto che prego. La proposta è partita dalla sottoscritta, prego, sarebbe il caso di dire giusto due parole. Allora, io ho qui con me la mozione presentata il 27/9/2018, dove io presentavo per la prima volta questo regolamento a questa amministrazione. Da lì c'è stato un rimpallo di responsabilità tra responsabile primaria, l'assessore, doveva vagliarlo la commissione, poi l'assessore, poi il segretario, quindi poi non c'è mai stata la figura che dovesse portare poi, ecco, il regolamento in commissione, come se poi questo dell'accesso civico non fosse uno degli argomenti che più hanno interessato molte azioni legali di questa amministrazione, perché molto spesso viene negato anche a chi ha un interesse particolare o è stato negato.
Quindi io ringrazio in primo luogo il segretario comunale, che invece forse ha capito l'importanza di questo, di questa proposta, e l'ha portata, ecco, in commissione. Da lì poi c'è stata un'ampia discussione, alcuni accorgimenti e quant'altro. Quindi ad oggi il Comune di Mercato San Severino ha un regolamento per l'accesso civico e generalizzato, in adempimento al decreto trasparenza della 33 del 2012, del decreto legge 97 del 2016, l'accesso documentale disciplinato dal capo quinto della legge, legge numero 241 del 90, che è l'accesso civico, e l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione previsto dall'articolo 5,1 del decreto trasparenza, e accesso generalizzato previsto dall'articolo 5,2 del decreto trasparenza stesso. Quindi io non solo ringrazio il segretario, anche i componenti della commissione che hanno vagliato il regolamento, l'hanno capito e l'hanno, ecco, voluto poi portato in questa assise, e naturalmente, visto che il vecchio regolamento portava ancora la lira per, ecco, dare un contributo, dare il contributo per le copie, ad oggi viene introdotto non solo la parte, ecco, digitale, perché ormai andiamo verso la digitalizzazione, però viene, ecco, introdotta la possibilità di avere un responsabile del procedimento al quale riferirsi e al quale andare a chiedere risposta rispetto alle istanze, e il tutto, ecco, nell'ottica della digitalizzazione futura, quindi anche la consegna dei documenti attraverso forme diverse che il cartaceo, ecco. Quindi io chiedo a tutti il voto favorevole a questa proposta, soprattutto per fare un atto di civiltà e di aggiornamento di questa amministrazione rispetto, ecco, a quelle che sono le normative non solo nazionali ma anche europee. Grazie. Grazie consigliere Grimaldi. Ci sono altri interventi? Grazie Presidente. Volevo esprimere un voto di incoraggiamento, quindi favorevole, però non posso esimermi da alcune osservazioni in merito agli eventi di questi anni, perché poco fa con il segretario abbiamo verificato che le istanze di un consigliere comunale, sottoscritto per lo specifico, sono rimaste in evase per anni. Meno male che il segretario fa da garante, le ha verificate e quant'altro. Quindi spero che questo regolamento possa servire da indirizzo più che alla popolazione, che magari conosce bene le leggi e i regolamenti, ma in sostanza alla classe dirigente, che dovrebbe evitare di comportarsi in tal senso, perché questa cosa non fa onore al Comune di San Severino, quello successo in questi anni non fa onore. Quindi purtroppo devo in sostanza, Presidente, devo portarle l'elenco dei cessagliati, dire mai evase? Ne ho 5 o 6, mai evase, mai un riscontro, l'ultima della quale il segretario ha sensibilizzato gli uffici, ma manco mi hanno risposto. Quindi, come dire, lasciamo perdere, io le consiglio di lasciar perdere. Quindi, se poi vogliamo pubblicare questi documenti, pubblichiamo. Quindi, come dire, il voto è favorevole, ma più che altro nella speranza che chi debba usare il regolamento lo sappia utilizzare. Grazie. Grazie consigliere Caliano. Cioè, volevo solo intervenire una cosa. Forse su questo aspetto ha ragione. Negli ultimi anni 4-5 volte, però vanno a dire 50-60 mai risposte. Chi era prima di te? Ah, ecco. Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Ho dichiarazione di voto prima, ovviamente. Non ci sono dichiarazioni, passiamo alla votazione. Chi è favorevole al quinto argomento, approvazione del regolamento accesso civico e accesso generalizzato, alzi la mano. Unanimità. Unanimità. Per la immediata esecutività, all'unanimità. Quindi all'unanimità, licenziato anche l'argomento numero 5. Passiamo all'argomento numero 6, modifiche allo statuto del Forum dei Giovani. Relaziona l'assessore Amoroso. Prego, assessore. Buonasera.
In data 9 marzo 2022 l'Assemblea del Forum ha votato e approvato la modifica al regolamento al fine di adattarlo appieno all'allegato kit della Regione Campania, con decreto dirigenziale 82 del 10 dicembre 2018, che non è altro che un format procedurale per la realizzazione del Forum Comunale dei Giovani ed emanato in attuazione della legge regionale 26 del 2016 sulle politiche giovanili. Le modifiche principali hanno riguardato alcuni articoli del precedente regolamento, dove è stato sostituito il termine soci con il termine membri, agli articoli 6, 7, 8 e 9. Le ulteriori modifiche hanno riguardato l'articolo 12, rubricato come elezioni, dove è stato previsto che tutti i giovani tra i 16 e i 34 anni residenti a Mercato San Severino hanno diritto di voto, abolendo così la parte in cui il precedente regolamento garantiva il diritto di voto ai soli iscritti. La scelta di far partecipare tutti i giovani del Comune alle attività del Forum nasce dal fatto che si voglia riconoscere all'organismo una centralità istituzionale in materia di politiche giovanili e di rappresentanza. Questa scelta dell'eliminazione della figura del socio non è nuova, infatti già altri comuni della provincia di Salerno l'hanno adottato. Si veda il regolamento di Olevano sul Tusciano e Sicignano degli Alburni, tutti che si sono ovviamente attenuti al regolamento dell'allegato kit della Regione Campania e che hanno apportato appunto questa modifica che stiamo per apportare anche noi. Anche il coordinamento del Forum dei Giovani della provincia di Salerno invita i comuni a scegliere tra un modello che prevede la figura dei soci e uno che fa partecipare indistintamente tutti i giovani residenti del comune al Forum dei Giovani. L'amministrazione da sempre ha dimostrato di essere vicina ai bisogni e alle esigenze dei ragazzi e per questo ha ritenuto opportuno rimuovere ogni barriera e adeguare la normativa ai bisogni avvertiti e portati all'attenzione delle commissioni consiliari affari istituzionali, amministrative, politiche culturali e del turismo nelle date 6 e 20 aprile 2022, visto anche il ruolo di centralità che il Forum dei Giovani di Mercato San Severino ha assunto sul territorio e nei confronti dei comuni confinanti, rappresentato plasticamente dalla ricca partecipazione alle numerose iniziative da questo realizzato. Grazie Assessore Amoroso, passiamo alla discussione. Chi intende intervenire? Grazie Presidente. Prego Consigliere Calià. Mi rincresce dover osservare su un regolamento così come dire, importante perché emblematico per la comunità che la modifica sostanziale a cui ci riferiamo è quella della iscrizione di fatto, cioè chiunque abbia residenza qui è iscritto di fatto. Benissimo. Questo significa che non sono elettorato passivo tutti coloro i quali in qualche modo no, si differenziano per impegno e interesse, ma tutti in maniera indiscriminata. Quindi il regolamento che muoverà le figlie da una serie di direttive, io qui non sto a ricordare, tantomeno mi interessa più di tanto, però noi abbiamo un potere regolamentare, quindi potevamo gestirla e regolarla in maniera diversa. Noi stiamo dicendo che chiunque abbia questa età compresa di 34 anni può andare un giorno a votare senza aver partecipato. Ricordo che financo per quanto riguarda le elezioni comunali bisogna essere cittadini del comune residenti almeno 6 mesi prima. Abbiamo superato l'Africa. Mi complimento chi ha previsto questo regolamento. 6 mesi prima, attendi, non puoi essere elettore. Ma comunque c'è una lista elettorale, Presidente, l'ha appena affermato. Quindi ha appena sconfessato quanto le stavo dicendo. Perfetto, complimenti, si è appena sconfessato. No, Presidente, è un indice di regolamento per evitare il caos di queste assemblee. Questa è una norma caotica. Presidente, posso intervenire? Cioè, non abbiamo posso una lista elettorale del regolamento, ma questa cosa è vergognosa. Ma, dove, ma guardate, ma da 2000 anni non si fa così le assemblee elettive, da 2000 anni non si fanno così. Perfetto, consigliere, va bene. Ci sono altri interventi? No, ci sono altri interventi? No? Prego, consigliere. Rispetto a questo, io con l'assessore volevo complimentarmi, sono da una parte d'accordo con il consigliere Caliano, però devo dire che questa è una, sono da una parte, mi fa, però felice consigliere De Santis, quando parliamo rispetto a, non ti preoccupare, allora io apprezzo, sostengono da una parte la tesi del consigliere Caliano, però
Io devo dire che questa è una norma che è partita diretta, questa richiesta è stata fatta direttamente dai ragazzi del forum e quindi siamo, pure noi abbiamo discusso con i ragazzi questa norma e soprattutto loro ci hanno chiesto di, qua c'è un rappresentante Giuseppe Deli Priscoli, che il quale abbiamo discusso a larghe linee tutta la norma, proprio perché loro per evitare, loro invece di guardarla dal lato nostro che dice deve essere prima iscritto, loro dicono i giovani che hanno un approccio diverso a quello che è poi lo stare insieme, loro dicono diamo la possibilità a tutti di partecipare senza precludere nessuno che semmai non si è potuto iscrivere via discorrendo, se non sbaglio questo era il principio. E poi noi gli avevamo chiesto in commissione se c'era già qualche altro regolamento approvato in merito, abbiamo verificato che esiste questa cosa, quindi su questo noi diamo la possibilità ai ragazzi di esprimersi nel miglior modo possibile, quindi il voto va non sotto il profilo istituzionale ma molto sul profilo della partecipazione per i ragazzi, quindi il nostro sarà un voto positivo. Grazie consigliere Bisogno. Posso altre presidente, posso? Prego consigliere Guadagno. Guadagno. No, la finalità, io volevo dire al consigliere Cariano, la finalità del nostro passaggio, l'abbiamo detto anche e l'abbiamo sottolineato in commissione, era quello di includere. Io penso che oggi più che mai i giovani non debbano avere steccati, ma debbano entrare nella partecipazione attiva della vita comunale, quindi ritengo fondamentale il passaggio che noi stiamo oggi portando in Consiglio Comunale. Per queste ragioni sono convinto che il Consiglio Comunale all'unanimità, magari tranne il passaggio di Edoardo, che saluto perché da quello che ho capito è l'ultimo suo consiglio, il penultimo, perché poi noi faremo un altro Consiglio Comunale prima della fine del mandato, e penso che la finalità era questa, era una nobile finalità. E prendo atto del passaggio fatto dal consigliere Bisogno, che naturalmente ha apprezzato il nostro agire. Grazie e cedo la parola. Consigliere, chiedo scusa, non dobbiamo, per piacere, dobbiamo seguire le regole. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere. Giusto una cosa, credo che andrebbe apprezzato il tentativo di democratizzazione e di inclusione che penso sia l'obiettivo primario di una grande comunità. E chiedo al consigliere di chiedere scusa magari per questa brutta espressione, neanche l'Africa, che non si attiene, che non si addice a un uomo delle istituzioni. Tutto qui. Complimenti all'assessore. Grazie. Consigliere Russo, ci sono altri interventi? Prego consigliere Grimaldi. Io farei i complimenti ai ragazzi eventualmente perché hanno cercato, soprattutto con noi della commissione, di non solo di convincerci rispetto alle esigenze che hanno evidenziato in questo periodo, perché poi l'hanno vissuto questo periodo di attivismo, perché è veramente attivismo. Io forse sono stata quella che più ha martellato e ha chiesto, ecco, delle garanzie di rappresentatività all'interno di questo organo. E pur non essendo completamente convinta delle proposte che hanno fatto, proprio perché credo che anche per le votazioni poi dei rappresentanti non ci sia del tutto questa garanzia di rappresentatività, credo che loro vivono il forum e quindi loro, anche con le linee guida della Regione Campania, vogliono provare se effettivamente questo cambiamento possa portare risultati migliori ed un maggior coinvolgimento di altri ragazzi all'interno delle attività che svolgono. Quindi preannuncio il voto favorevole alla proposta, perché veramente hanno bisogno di fiducia e questo è quello che dobbiamo dare. Poi se l'esperimento, chiamiamolo esperimento, o comunque la proposta, quello che loro hanno portato, non porta al risultato finale, c'è la possibilità, ecco, di migliorarsi sempre, perché il confronto serve a questo. Grazie consigliere Grimaldi, ci sono altri interventi? Prego assessore. Sì, voglio ricordare al consigliere Caliano che noi abbiamo comunque svolto delle commissioni dove con gli altri membri abbiamo discusso a lungo sulla validità della proposta del forum e ovviamente l'abbiamo finalizzata soltanto a capire quali fossero le loro esigenze e a cercare di ottemperare, perché la nostra finalità è quella di avvicinare i giovani all'amministrazione comunale e a quella che è la vita attiva del territorio. Grazie. Grazie assessore.
Passiamo alle dichiarazioni di voto. Chi intende intervenire? Grazie Presidente. Sulla polemica vedo che si è aperto, come dire, un dibattito, questo mi fa piacere. Io ho fatto il Presidente del Forum della Gioventù tra il 2001 e il 2002. Era un ente voluto fortemente dalla Regione Campania, Guido Bassolino. E ricordo che durante le fasi ho vissuto da presidente, poi ho vissuto da consigliere, da iscritto, ho fatto varie nullità. Poi fu eletto consigliere comunale e mi dimisi. Ricordo che le elezioni erano sempre un momento di gazzarra. Perché? Addirittura doveva intervenire il comune con il vice segretario per poterle organizzare. Allora, è vero che il lasso straordinario di tempo di iscritti, 16-34 anni, via 34, francamente, come dire, vedo un po' ampio questo margine, l'avrei un po' ristretto verso il basso, ma sempre lì in guida della Regione Campania va bene così. Il ragionamento però prevede, secondo me, una presa di coscienza da parte del Consiglio Comunale, che è un organo che per competenza, per l'appunto, oggi è qui chiamato a regolamentare, e deve farlo con le regole buon padre di famiglia. Oggi noi abbiamo abdicato a questa regola buon padre di famiglia. È come se mio figlio mi dicesse all'improvviso: guarda, domani non voglio andare a scuola. Io reagirei chiedendogli perché, capendo la motivazione, ma dicendogli: guarda che a scuola devi andare, a meno che non ci sia un altro motivo per quello che è, dire, l'assenza, salute, rimproveri, difficoltà di collaborazione con altri amici, eccetera, eccetera. Noi oggi abbiamo fatto questo, abbiamo detto ai nostri figli che possono non andare tranquillamente a scuola. Guardate, le democrazie si regolamentano, c'è una Costituzione e l'abbiamo studiata per averla, e impone delle regole comportamentali. Noi oggi non abbiamo, l'errore dove sta? Ancora più grande, non aver trasferito alle istanze del forum legittime, perché vengono dal basso, vengono dalle loro iscrizioni, dalle loro consessi, loro ragionamenti e quant'altro, una giusta osservazione in merito. Non si può dire abbiamo accolto questa regola in quanto ce l'hanno chiesta. Si dovrebbe dire la regola è giusta e sbagliata. Secondo me è sbagliata in quanto non ordina il meccanismo elettorale, lo mette fuori controllo. Perché financo, abbiamo visto poco fa, il segretario ci ha confermato come per le liste elettorali comunali non può votare chiunque, ma solo chi ha un diritto acquisito di elettorato al comune. Noi invece questa cosa abbiamo stravolta per quanto riguarda il comune di San Severino per il forum dei giovani. Scusate, ma se per un contesto importante come questo, che è emblematico, no? Facciamo una organizzazione per elettorato, misura per misura vale anche per il consesso gemello per i giovani, quindi andrebbe organizzato alla stessa misura. D'altronde, scusate, ma le associazioni tutte di questo paese, quella dei musicisti, quella dei ciclisti, quella degli scacchisti e così via, hanno un requisito per cui sei socio acquisendo un diritto con una, come dire, formula di associazione, quindi puoi acquisire un diritto di elettorato. Quindi francamente questa cosa è assurda, assurda, assurda. Quindi confermo il voto negativo. Grazie consigliere Caliano. Altre dichiarazioni di voto? Prego consigliere Basì. Allora vorrei ricordare una cosa, che in realtà ci sono delle limitazioni che sono l'età. Già questo è una limitazione, è un meccanismo. No, permettimi di fare anche un passaggio importante. Vabbè. La puoi pensare come vuoi, io la penso in maniera molto diversa. E io penso una cosa, che in momenti in cui ci sono delle difficoltà oggettive di inclusione, in momenti in cui c'è una grande difficoltà a livello nazionale, regionale, comunale, portare all'interno delle istituzioni nuova gente, nuovi giovani, nuove forze, liberare, fare in modo che tutti possano partecipare a una votazione, è un effetto importante. Non a caso la culla della democrazia, Atene, dava a tutti la possibilità di votare nelle agorà. Aspetta, a tutti dava la possibilità di votare nelle agorà. Il contrario di questa era Sparta, dove c'erano delle regole rigide. Ebbene, abbiamo visto tutti quanti
che quale l'importanza e la cosa fondamentale che ha lasciato come eredità Atene è la democrazia e ciò che ha lasciato Sparta. Io preferisco essere ateniese e avere la libertà in tutto e per tutto. Quindi io credo che questo sia un passo in avanti, un passo in evoluzione positivo per San Severino e per le istituzioni. Ovviamente questo significa che noi voteremo a favore. Grazie consigliere Basile. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Dichiarazione di voto del nostro gruppo. Ah, prego. Grazie. No, io ribadisco quello che ho detto prima, le motivazioni sono state riportate già prima, volevo solo riprendere un piccolo passaggio, gli scacchisti, non gli scacchisti, l'obiettivo è quello dell'inclusione. Io penso che in un momento storico dove i giovani si allontanano dalla vita democratica di un territorio, questa nostra scelta e lo testimonia la pluralità dei consiglieri che voteranno all'unanimità, tranne il consigliere Edoardo. Io rispetto le minoranze, rispetto anche l'unico e sommo pensiero, però dobbiamo anche dire che se in un consiglio comunale fatto da 16 persone 15 dicono va bene, perché secondo me amplia il circuito democratico, 14, 3, non ci formalizziamo sui numeri, io penso che sia un qualcosa di importante in un momento, ribadisco, dove i giovani sono tenuti fuori dal cerchio della democrazia. Invece la democrazia deve essere plurale e a Mercato San Severino io credo che in questa è una grande capacità, e consentitemi, voglio ringraziare in questo momento anche il lavoro fatto dall'assessore Amoroso e naturalmente anche dai giovani del forum che hanno aderito e proposto. Noi annunciamo voto favorevole insieme alla consigliera Scolese. Grazie. Grazie consigliere Guadagno. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'argomento numero 6, modifica allo statuto del forum dei giovani, alzi la mano. Meno uno. Quindi, quanti siamo? 13 favorevoli e uno contrario. Per la immediata esecutività, chi è favorevole, alzi la mano. Contrari? 1, 13 e 1. Licenziato anche l'argomento numero 6, passiamo all'argomento numero 7. Atto di indirizzo per l'affidamento in concessione mediante procedura aperta del servizio di accertamento e recupero evasione dei tributi comunali, nonché del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Mercato San Severino. Relazione all'assessore Cavaliere. Prego, assessore. Buonasera a tutti i consiglieri comunali. Il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole sulla delibera di giunta comunale numero 63 del 29 marzo 2022, quale proposta al Consiglio Comunale di esternalizzare la gestione delle funzioni relative al servizio di accertamento e di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Mercato San Severino, con affidamento in concessione mediante procedura di gara. Occorre precisare che mentre la riscossione spontanea delle entrate può avvenire esclusivamente in forma diretta, fatta salva la facoltà di affidamento all'Agenzia delle Entrate, per la riscossione coattiva gli enti possono decidere se effettuare la riscossione coattiva in forma diretta, affidare la riscossione coattiva ad Agenzia delle Entrate e riscossione in modo diretto, affidare la riscossione coattiva a soggetti esterni individuati dal comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997, tra i quali i concessionari privati iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 446 del 1997, previo però l'esperimento di una procedura a evidenza pubblica secondo le regole del nuovo codice dei contratti pubblici. La gestione diretta è ovviamente la scelta più logica e razionale per quanto riguarda la riscossione volontaria, mentre presenta evidenti criticità per ciò che attiene alla gestione della riscossione coattiva, in quanto necessita di una struttura organizzativa integrata con idonee professionalità e con adeguate infrastrutture tecnologiche, uffici della riscossione per le operazioni di accesso alle banche date di attivazione delle misure cautelari, quali fermi amministrativi, pignoramenti immobiliari.
esperti in grado di periziare i beni oggetti di procedure coattive di recupero del credito, di condizioni ottimali per gestire appieno i canali dell'informazione e della semplificazione degli adempimenti tributari. Considerato che il Comune non ha al proprio interno personale sufficiente, personalità specifiche ed esclusivamente dedicate, nonché sistemi informatici necessari per svolgere autonomamente e in tempi brevi tutte le operazioni suddette, che il servizio di accertamento tributario e della conseguente attività di riscossione coattiva costituisce un asse importante dell'autonomia finanziaria e tributaria dello Stato e degli enti locali, in quanto volto a garantire l'esauzione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica, e deve pertanto essere svolto secondo le modalità e con i criteri volti a garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti. Attraverso l'affidamento a un soggetto specializzato, in ossequio all'articolo 36 della legge 388 del 2000, il Comune potrà con maggiore determinazione garantire le modalità di incasso finalizzate a velocizzare le fasi di acquisizione delle somme da riscuotere secondo criteri di economicità e maggiore efficienza in relazione alle proprie esigenze. Contrastare l'evasione e delusione dei tributi locali anche mediante la sperimentazione di nuovi sistemi di recupero ed in particolare anche attraverso il miglioramento della fase di riscossione coattiva. Inoltre è importante specificare che con il presente provvedimento il Consiglio Comunale stabilisce che la remunerazione del concessionario sarà calcolata sulle effettive riscossioni conseguite. La percentuale dell'aggio sarà differenziata a seconda della tipologia di riscossione, che avverrà esclusivamente a mezzo conto corrente dedicato intestato al Comune di Mercato San Severino. La durata del contratto sarà quantificata in anni 5. Saranno previsti idonei sistemi di comunicazione e controllo sull'operato del terzo incaricato attraverso la richiesta di rendicontazioni periodiche, nonché con la possibilità di accesso a banche dati e portali relativi alle liste di carico che verranno consegnate allo stesso. Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, si chiede a questa assise di esprimere parere favorevole per l'affidamento in concessione mediante procedura aperta del servizio di accertamento e recupero evasione dei tributi comunali, nonché del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Mercato San Severino. Grazie. Grazie, Assessore Cavaliere. Passiamo alla discussione, ci sono interventi? Presidente, sì, volevo chiedere all'assessore se la mia istanza in commissione di introduzione della clausola che non fossero inseriti oneri aggiuntivi per il contribuente, così come l'ex articolo 52,5 del decreto legge 445 del 97 fosse stata inserita. Non mi sembra di averla vista e soprattutto visto che il concessionario si sostituisce al Comune e visto ecco l'accordo che abbiamo con il precedente gestore Gamma Tributi, che con la procura speciale che gli è stata fatta, se vince le cause vince lui, ma se perde paghiamo noi, se questa cosa ecco venisse specificata nel bando di gara. Avevo chiesto in commissione che venisse inserito, però non vedo nessun riferimento nella proposta qui in Consiglio Comunale. Grazie. Grazie consigliere Grimaldi. Ci sono altri interventi? Sì, la mia curiosità, vorrei capire i tempi della proroga esercitata, penso, in questi anni rispetto al servizio, le modalità della proroga stessa e quindi l'intervento in zona Cesarini di questo regolamento, di quest'altro indirizzo, scusate, che andiamo ad approvare oggi. Grazie. Grazie consigliere Caliano, ci sono altri interventi? Assessore, vuole replicare? Grazie. Le cose che sono state confermate, è stato richiesto di inserire in commissione, saranno sicuramente messe nel regolamento, cioè in quella che è la gara che verrà esplicitata. Non sono uscita a seguire veramente quello che ha detto il consigliere Caliano, ma non sono uscita a seguirlo. In questi mesi il servizio è stato svolto da chi?
Da comune, dall'ente. Da comune, dall'ente, direttamente, sì. Senza alcuna proroga rispetto agli... Sicuramente sì, perché era scaduto la convenzione. Grazie. Prego. Grazie, assessore. Dichiarazione di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione. All'argomento numero... Cortesemente, consigliere, chi manca? Lupone? Vabbè, passiamo alla votazione, visto che non arrivano. Chi è favorevole all'argomento numero 7? Atto di indirizzo per la... Abbiamo chiesto. No. Chi è favorevole all'argomento numero 7, atto di indirizzo per l'affidamento in concessione mediante procedura aperta del servizio di accertamento e recupero evasione dei tributi comunali, nonché del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Mercato San Serino? Chi è favorevole, alzi la mano. All'unanimità. Contrari? 1. Quindi 13 favorevoli, 1 contrari. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? 13? Contrari? 1. Licenziato anche l'argomento numero 7, passiamo all'argomento numero 8. Imposta municipale propria IMU, aliquote anno 2022, determinazione in relazione all'assessore Cavaliere. Prego, assessore. L'articolo 1,780 della legge numero 160 del 2019 ha profondamente rinnovato l'imposta municipale propria disposto dall'abrogazione a decorrere dal 1 gennaio 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica IUC, abolendo definitivamente la TASI. L'imposta è disciplinata dalla disposizione della legge numero 160 del 2019, commi dal 739 a 783. E i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento. Con la delibera di Consiglio Comunale numero 28 del 30 luglio 2021 sono state approvate per l'anno 2021 le seguenti aliquote IMU: abitazione principale classificata nella categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze, aliquota pari a 5 per mille, terreni agricoli aliquota pari a 10,60 per mille, aree fabbricabili aliquota pari al 10,60 per mille, fabbricati rurali ad uso strumentali dell'agricoltura aliquota pari all'1 per mille, immobili ad uso produttivo classificato nel gruppo catastale D aliquota pari al 10,60 per mille, fabbricati costruiti e destinati ad impresa costruttiva alla vendita aliquota pari al 2,50 per mille, fabbricati derivati da quelli di cui ai punti precedenti aliquota pari al 10,60 per mille. In considerazione della stima operata dal servizio tributi sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'ente può essere soddisfatto con la conferma delle aliquote approvate per l'anno 2021. Pertanto si chiede di confermare le aliquote IMU del 2021 anche per l'anno 2022. Le aliquote che saranno approvate, come previsto dalla vigente normativa, hanno efficacia al 1 gennaio 2022. Grazie. Grazie, assessore Cavaliere. Passiamo alla discussione. Ci sono interventi? Dichiarazione di voto. Facciamo entrare un po' i consiglieri, per piacere. Maresciallo, sei l'ultimo. Maresciallo. Presidente, se posso osservare, non è cambiato nulla in questi 5 anni. Siamo sempre allo stesso. Ok. Consigliere, penso che lei faccia il consigliere in questo anni. Consiglio comunale. No, volevo sottolinearlo. Da chiedo okay, scusa, no, però, consigliere dirlo. Grimaldi, siamo in votazione. Chi è insomma, favore? Cioè, siamo quasi in pausa, direi. No, se no, proprio... Quale pausa? Hai fermato velocemente, sai, una corsia. Scusa.
Dovete stare attenti, si chiacchierate. Sta qua, sto partecipando alla discussione, io devo stare attenta, gente va pure e non dice niente. Se è presidente, faccia anche lei il suo dovere. Chi è favorevole all'argomento numero 8, imposta municipale propria IMU, aliquote anno 2022, determinazione, alzi la mano. Astenuti? 1, 2, 4. Contrari? Per la immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? 4. Licenziato anche l'argomento numero 8. Siamo all'argomento numero 9. Presa d'atto, validazione, piano economico finanziario, PEF rifiuti 22. Assessore Cavaliere, prego. Io mi ero preparata la relazione che però farò a legale. Però volevo dirlo proprio in modo sintetico. Noi abbiamo ogni anno, questo è il terzo anno, predisponiamo il PEF, dove vengono messi i dati del gestore, i dati dell'ente riferiti al bilancio, e questo per verificare se la congruità poi dei costi, se rispetto alla distribuzione, cioè quello che viene poi ripartito sui contribuenti, rispetta la congruità rispetto ai costi, il costo del servizio. E ancora una volta, per il terzo anno il PEF è stato validitato e praticamente noi abbiamo attualmente il costo pari a 5.676.962, che è ripartito in 3.101.788 per i costi variabili, e questo che poi verrà distribuito ai vari contribuenti, e 2.575.214 per quanto riguarda invece il costo, i costi fissi. Questo è l'importo che poi verrà distribuito sui contribuenti, e anche in questo caso non ci sarà nessun conguaglio, perché i costi, e ripeto, e quello che verrà ripartito sono adeguati. Vi ringrazio. Grazie consigliere assessore Cavaliere, chiedo scusa. Apriamo la discussione. Non ci sono discussioni. Dichiarazione di voto. Non si vota, si vota. Si vota la presa d'atto. Almeno così mi comunica il segretario. Si prende atto del piano economico. Chi è favorevole all'argomento numero 9, presa d'atto, validazione, piano economico finanziario, PEF rifiuti 22, alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Contrari? Contrario? Astenuti? 1, 2, 3, 4 astenuti. Passiamo all'ultima. Ah, per la immediata no, questo non va bene. Quindi passiamo all'ultima. Ultimo argomento all'ordine del giorno. Approvazione tariffe TARI. Determinazione in relazione all'assessore Cavaliere. Prego, assessore. Ancora una volta sarò breve, conseguente della validazione del PEF sono le tariffe TARI, che quindi sono, vengono confermate quello dello scorso del 2021 anche per il 2022, perché congrue rispetto a quello che è il costo del servizio. Le rate sono sempre 4, le approvammo appunto le 4 rate lo scorso anno, variando il regolamento, e la prima rata ci sarà il 28 luglio del 2022, prima appunto la prima rata, 28 settembre 2022 seconda rata, 28 ottobre 2022 la terza rata, e 28 gennaio 2023 quarta rata. Quindi il costo, la TARI, è rimasta invariata grazie proprio alla validazione del PEF che ci è stata conferita dall'ente d'ambito. Grazie. Grazie assessore Cavaliere, passiamo alla discussione. Chi intende intervenire? Grazie presidente. Prego. Per l'ennesimo anno di fila, oramai siamo al quinto, non troviamo in questi documenti un cenno al sistema di tipo premiale che invece ha reso illustre questa città, cioè in sostanza il principio di chi più inquina più paga, chi più risparmia dovrebbe in sostanza beneficiarne, e cioè un meccanismo per cui tutto quello che è relativo alla capacità di approvare, di gestire in maniera armoniosa il traffico, la gestione dei rifiuti, o meglio la produzione di rifiuti, dovrebbe essere premiato. Questa nostra TARI da qualche anno non contempla più
questo meccanismo e francamente, come dire, non mi sembra un passo in avanti, tutt'altro, un forte passo indietro. Il principio legislativo è chiaro, chi più inquina più paga e quindi il meccanismo corretto sarebbe quello, a mio modo di pensare, di avere una premialità per chi invece più risparmia in termini ambientali, cioè per coloro i quali hanno un effetto virtuoso nel riciclo e nel conferimento ridotto dei materiali al rifiuto. Pertanto, preannuncio voto contrario. Grazie consigliere Caliano, ci sono altri interventi? Presidente, se posso. Prego, consigliere. Allora, Grazie. Visto che non è variato nulla, a questo punto volevo capire i mastelli che fine abbiano fatto, perché se fossero state una miglioria che magari poteva apportare o un risparmio o comunque una miglioria alla raccolta differenziata, visto che è stata fatta una spesa rispetto a questo tipo di... La spesa comunque è stata fatta, non l'abbiamo fatta noi in prima persona, l'ha fatta il gestore perché era una miglioria, però se poteva migliorare qualcosa nella raccolta o nel servizio e non è stato fatto perché sono stati acquistati i mastelli che dovevano migliorare la raccolta differenziata e ciò non è stato fatto, o meglio non sappiamo se c'era la sperimentazione, alcune frazioni, poi ad oggi non sappiamo, sappiamo solo che al centro per l'ambiente ci sono queste pile di mastelli e qualcuno a casa l'ha riutilizzato per fare altro. E quindi capire la raccolta differenziata come è stata pensata, vista la proposta che è stata fatta e poi ad oggi non implementata, e quindi comunque non c'è stata miglioria né economicamente e né nella funzionalità. Grazie. Grazie consigliere Grimaldi. Altri interventi? Non ci sono interventi? Non ci sono più interventi? Prego. Grazie Presidente. Quale assessore all'ambiente volevo rendere il chiarimento al consigliere. Dunque, preciso che va fatta una precisazione, e cioè l'offerta tecnica aveva una sua previsione, e vale a dire aveva una proposta migliorativa. Lì parliamo di un'offerta chiusa, è stata valutata in quanto tale e quindi oggi il Comune deve svolgere il servizio in quei termini. Quindi ci siamo fatti parte attiva nel cercare di, visto anche l'impatto avuto in un primo tempo dalla collettività del centro, abbiamo pensato alla programmazione in due frazioni, abbiamo avviato già la prima sperimentazione ad Acigliano, visti i risultati che sono stati comunque resi dalla società, stiamo puntando adesso abbiamo anche valutato le opportune soluzioni per l'apposizione di questi mastelli all'atto pratico. Quindi tutto sta proseguendo, tutto segue nella linea della proposta migliorativa originariamente proposta, anche perché si tratta di una modalità di esecuzione del contratto e di conseguenza così verrà attuata dal dirigente dell'ufficio e dal DEC che sta seguendo il contratto. Alla fine, voglio dire, parliamo di una, di un'ipotesi, ragionare con un, mettere in correlazione diretta l'applicazione del mastello con la deliberazione di oggi, mi pare un attimino, sbilanciato, perché il progetto di passaggio alla raccolta con i mastelli, così come il nostro progetto di amministrazione, che è quello di meccanizzare le piattaforme, tant'è che abbiamo presentato un apposito progetto PNNR, rientra proprio nella volontà di semplificare, di tornare di nuovo alla consegna del rifiuto da parte del singolo contribuente in un'ottica di maggior risparmio e individualizzazione, cioè con gli appositi strumenti anche digitali, riuscire a collegare il contribuente al deposito, al rifiuto, e quindi arrivare man mano e gradualmente a questa famosa e ambita riduzione della tariffa. Grazie. Grazie Presidente. Confermo la dichiarazione già espressa in fase dibattimentale negativa, valutazione negativa rispetto a quanto oggi sottopostoci, anche perché aggiungendo a quello che è l'osservazione fatta dal vice sindaco poco fa, che ringrazio e saluto, non è convincente un aspetto, cioè si dice che nulla pertiene la parte tariffaria rispetto a quello che è eventualmente la progettazione del sistema di raccolta differenziata. Io penso che sia esattamente l'opposto.
il sistema si è tutt'uno fra progettazione, esecuzione del servizio e quindi tariffazione, perché il servizio deve essere a costo zero, cioè le entrate devono essere pari alle uscite, cioè deve essere in totale copertura economica rispetto ai contribuenti a zero costi per l'ente. Quindi non ritengo questa cosa secondaria, anzi il sistema così come attuato può essere più o meno virtuoso e quindi può avere più o meno ricadute rispetto a quello che è il beneficio dei cittadini. Aggiungo un'altra cosa, perdonatemi la battuta, però sono curioso di sapere che fine faranno alcuni totem di questo nuovo sistema sperimentale, perché mentre le città anche importanti hanno dei luoghi, no, dei simboli, hanno anche come so, qualche design arredo urbano particolare, noi abbiamo questi elementi in stile non so, rastrelliere IKEA che soggiornano davanti in alcuni spazi, o perlomeno in alcuni in via sperimentale, che forse saranno idonei per legarci, no, qualche animale un po' irruento, piuttosto che in sostanza raccoglierci i mastelli che avete fornito. Grazie. Grazie consigliere Caliano. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere. Signor Presidente, forse non sono stata chiara. L'assessore diceva non vedo il legame tra quello che andiamo ad approvare e quello che dicevo rispetto ai mastelli. Il problema è questo, la sperimentazione è partita dopo già una mancata comunicazione rispetto a quello che si voleva fare, dopo un anno da una proposta sponsorizzata più o meno. C'è stato il Covid, dopodiché dicembre e gennaio doveva prevedere la sperimentazione nelle due frazioni, come ben diceva lei. Siamo a giugno, domani, e ancora non si sa. Adesso lei oggi ci sta dicendo abbiamo la programmazione, perfetto, ce lo sta dicendo oggi. Dovevamo saperlo a gennaio, il risultato di due mesi di sperimentazione, il fatto che stesse funzionando e come si intende proseguire, perché è pur vero che stiamo parlando di una miglioria e di un bando, di una risposta, della risposta ad un bando. Però siccome il cittadino paga al 100% il servizio, sarebbe anche il caso che il servizio non fosse caotico come ecco, si è prospettato in questi due anni, ma il cittadino avesse delle informazioni precise, puntuali, non che gli si dica vai a prendere il mastello, partiamo, no, poi non partiamo, poi siamo partiti, è partita la sperimentazione, poi non è partita la sperimentazione, adesso diciamo che la sperimentazione è andata bene, poi avverrà, non si sa che cosa avverrà, non tutti hanno ritirato i mastelli, cioè non si capisce nulla, quindi il cittadino paga intanto con le aliquote quelle e poi il resto viene con calma, viene da sé con una informazione inesistente, con notizie rubate qui e lì sui social, perché non abbiamo un canale diretto con tutto quello che ne compete, e quindi era semplicemente questo, perché le tariffe sono sempre al massimo, perché siamo in predissesto e quant'altro, a pagare paghiamo, però poi c'è massima confusione rispetto a tutto il resto. Preannuncio mi astengo. Grazie. Consigliere Grimaldi, non ci sono più dichiarazioni. Prego, sindaco. No, volevo solo che fino a mo' sono stato in silenzio, però insomma, ho sentito anche l'intervento dell'avvocato Scarano. Io volevo precisare un attimo una cosa, perché altrimenti facciamo confusione e capisco bene che insomma può essere un obiettivo. Allora, i mastelli fanno parte, l'abbiamo detto più volte, fanno parte dell'offerta che fece la società quando si aggiudicò la gara. Io posso essere d'accordo con voi su una cosa, perché su quello sono d'accordo pure io, non a caso le abbiamo fermati, perché con l'assessorato all'ambiente e all'igiene del decoro urbano, la società che si occupa della raccolta e dello smaltimento aveva fatto tutto un programma anche di comunicazione, anche di addirittura aveva previsto cose che secondo me erano tutte giuste, cioè degli incontri all'interno delle singole contrade, la distribuzione al minuto, insomma tutta una serie di cioè una campagna di comunicazione a tutti gli effetti che comprendeva anche le scuole, comprendeva le associazioni. Invece a un certo punto ci siamo trovati che questi erano cominciato a distribuire, volevano addirittura applicarlo su tutto il territorio, anche in zone dove noi gli abbiamo detto da subito, tipo il capoluogo, che probabilmente quel tipo
di attività non era, insomma, non era attuabile. Insomma, se uno fa anche un giro sui, diciamo, su internet, ci sono tante città che utilizzano i mastelli per effettuare lo smaltimento, però questa cosa la fanno soprattutto dove ci sono ovviamente gli spazi. Quindi, diciamo, dopodiché noi facemmo, dopo una serie di interlocuzioni, si decise con loro che i mastelli potevano essere utilizzati ad esempio per le case singole, e quindi dove c'era la possibilità di poterli utilizzare, ma occorreva trovare altre soluzioni, che in effetti trovarono pure, cioè furono anche individuate, ci sono anche dei verbali fatti per quanto riguarda questa cosa. Poi dopodiché arriviamo, e quindi le faccio un esempio, ad esempio al capoluogo si era pensato di individuare delle isole per poter raccogliere rifiuti, però anche lì abbiamo eccepito una serie di cose, per esempio poteva essere la distanza magari per chi aveva difficoltà di deambulazione e quant'altro. Ecco perché il processo si è rallentato. Però allo stesso tempo occorre dire, ma sempre con la massima serenità, che questo processo, che per carità ha avuto dei rallentamenti, e sono il primo a rilevarlo e sono il primo a sottolineare le problematiche che probabilmente all'epoca la commissione di aggiudicazione non aveva verificato in toto. Però non diciamo che le tariffe dipendono dai mastelli, perché non è questo il tema. Le tariffe, se non sono diminuite, nonostante noi abbiamo aumentato, diciamo, come comunità la percentuale di raccolta differenziata, è perché nel corso del tempo, basta che uno va a vedere il tariffario degli smaltimenti, probabilmente lì troverà la quadratura tra le cose. Quindi non c'entra niente il predissesto o cose del genere, voglio dire, a meno che se uno avesse avuto la possibilità col bilancio comunale poteva stanziare delle somme a riduzione, voglio dire, delle tariffe, questo sì, per carità di Dio. Però se le tariffe, diciamo, perché sapete bene che il concetto di tariffa, no, di tassa, se non si sono abbassate, è dipeso dal fatto che nel corso del tempo abbiamo avuto, anzi in verità adesso siamo in una fase calante, se proprio dal 2022 abbiamo cominciato ad avere delle riduzioni soprattutto da parte di Ecoambiente. Però diciamo, fino a qualche mese fa noi continuavamo ad avere aumenti, quindi cerchiamo di considerare tutti gli aspetti che compongono la tariffa. Credo di passare alla votazione. Allora, chi è favorevole all'ultimo argomento? Però abbiamo già chiuso la fase delle comunicazioni. Vabbè, allora, approvazione. L'avevamo già chiusa, ho chiesto. Ha parlato il sindaco, quindi chiuso. Ma io ho risposto perché l'avete chiesto. Approvazione tariffa Tari, determinazione. Chi è favorevole alzi la mano. 9 favorevoli, contrari 1, astenuti 4. Per l'immediata esecutività favorevoli 9, contrari 1, astenuti 4. Con questo termina la seduta, auguro a tutti, Presidente, una buona serata. Perdonatemi, vorrei chiedere al sindaco se fosse possibile aggiornare sempre sui dati Covid del territorio, perché mi chiedono, visto che comunque il Covid non è andato via, magari l'aggiornamento anche settimanale come era prima, se fosse possibile riprenderlo. Grazie. Perfetto, grazie. Buona serata a tutti.